Dunque, questa è una notizia negativa, diciamo, una notizia nuova che giunge dalla Francia, dove hanno cercato l'RNA virale in campioni di acqua e di acqua reflua anche. Ora, la presenza di RNA virale non vuol dire, non è la stessa cosa che dire c'è la presenza del virus attivo, cioè del virus che può contagiare una persona. E questo lo sappiamo anche per molti altri virus e così per molti altri batteri. Cioè il rilevamento dell'acido nucleico non corrisponde al rilevamento della particella virale intatta e contagiante. Certamente, ripeto, come sappiamo è un virus nuovo, quindi avremo modo di saperne di più, però non credo, anche se dobbiamo essere cauti, che questo sia una notizia che ci debba allarmare più di tanto o far cambiare i nostri comportamenti in maniera sostanziale.